Benvenuti a tutti gli appassionati di palio. Ci troviamo a Fezzano, dove sta per avere inizio la sesta gara della stagione, organizzata quest'anno dalla Borgata in occasione proprio del santo patrono San Giovanni. Domenica scorsa, nelle acque di Marola, a imporsi era stato il Canaletto nella categoria senior, ma anche in quella junior, mentre nella categoria femminile è arrivata la prima vittoria del Fossamastra. Per avere inizio la prima gara di giornata, quella femminile, 8 gli equipaggi alle sagole, record stagionale nell'ordine Lerici, Tellaro, Canaletto, Muggiano, La Spezia Centro, Fossamastra, Fezzano e San Terenzo. Fino ad ora nella gara femminile abbiamo assistito a una supremazia del Fezzano che ha vinto ben 4 gare sulle 5 disputate. Solamente domenica scorsa le campionesse in carica del Fossamastra sono riuscite per la prima volta a guadagnarsi la vittoria. Tanto equilibrio invece per la lotta per il podio, in pole sicuramente la Spezia Centro che ambisce a qualcosa di più rispetto chiaramente solamente al podio, ma attenzione anche al Canaletto, un equipaggio senz'altro in crescita. Quest'oggi tra l'altro appunto abbiamo il record di presenze, perché il Tellaro farà la sua seconda gara stagionale. Domenica scorsa era assente il Muggiano, che invece quest'oggi c'è.
Si è conclusa la gara femminile, vediamo la classifica che vede all'ottavo posto l'equipaggio del Tellaro che ha concluso la gara in 7:19:93, settimo il San Terenzo in 6:45:02, sesto il Lerici con il tempo di 6:29:86, arriva quinto il Canaletto in 6:28:32, quarto il Muggiano in 6:23:77, terzo la Spezia Centro con il tempo di 6:11:58, arriva secondo il Fossa Mastra in 6:10:76, torna a vincere il Fezzano che conclude questi 1000 metri di gara con il tempo di 6:06:85. Questo è l'ordine ufficiale, anche se al termine della gara l'equipaggio della Spezia Centro si è autodenunciato per aver sbagliato il giro di boa, probabilmente un errore che non è stato visto dalla giuria, pertanto l'equipaggio non risulta squalificato. L'equipaggio comunque ha provato a comunicato il fatto di aver sbagliato il giro, si è autodenunciato, non è stato squalificato, ma le ragazze hanno comunicato che regaleranno la loro coppa all'equipaggio femminile del Muggiano. Oggi a Fezzano il miglior risultato stagionale del Muggiano, vi siete messi dietro il maggior numero di barche fino ad ora, siete soddisfatte intanto di questa gara? Sì, siamo molto contente perché siamo un equipaggio di ragazze che si sono formate da poco e con gli impegni diciamo che dobbiamo affrontare i nostri personali lavorativi abbiamo comunque deciso di affrontare una stagione di palio appunto agonistica, di metterci in gioco e quindi anche in base diciamo agli allenamenti che stiamo facendo, che stiamo sostenendo, stiamo raggiungendo dei risultati che ci soddisfano. Un podio vi renderebbe soddisfatte per il palio? È sicuramente gratificante diciamo indossare una medaglia, poi ovviamente siamo anche consapevoli che ci sono persone che stanno lavorando sodo da tutto l'anno, noi ovviamente nei limiti del possibile cerchiamo di dare il massimo lo stesso anche noi, quindi siamo comunque contenti, gli imprevisti ci stanno in gara e quindi ci godiamo questa nostra vittoria. Ecco, uno sguardo sugli avversari, abbiamo visto in questa stagione dominare il Fezzano, comunque un Fossa Mastra che ha vinto domenica scorsa da non sottovalutare, come vedi un po' questa gara? Beh, diciamo che ci sono ragazze che si allenano sodo dall'inizio dell'anno e quindi poi il lavoro che viene fuori è quello che è, cioè è giusto che un equipaggio che lavora sodo poi venga ripagato ma viene anche da sé un po' questo risultato. Quindi sicuramente faccio un in bocca al lupo a tutti gli equipaggi, un in bocca al lupo anche noi perché comunque siamo in gioco e fino alla fine cercheremo di dare il possibile e di puntare al meglio. Ok, faccio registrare questo. Sta per avere inizio la seconda gara di giornata, quella juniores, alle Sagole, Le Grazie, Canaletto, Muggiano, La Spezia Centro, Fossa Mastra, Marola, Fezzano, Cadimare, Porto Venere e San Terenzo. Una gara che ha visto finora primeggiare il Canaletto che ha concluso vincendo ben 4 gare. Una vittoria invece conta l'equipaggio del Muggiano. Una gara molto equilibrata, ben 7 imbarcazioni sono infatti riuscite fino a questo momento a salire sul podio. In modo particolare Le Grazie e Porto Venere hanno ottenuto 2 secondi posti. Domenica scorsa però abbiamo notato una grande crescita del Cadimare che dopo diversi piazzamenti che lo vedevano tra il quinto e il sesto posto è riuscito a guadagnarsi la medaglia d'argento.
è conclusa anche la gara juniores. Vediamo la classifica che vede purtroppo diversi squalificati, come il Muggiano che è stato squalificato per un remo non conforme, che ha concluso in 6:05:49. Squalificato anche il San Terenzo, che ha sbagliato il giro di boa, avrebbe comunque concluso la gara in 6:16:48. Ha sbagliato il giro anche il Porto Venere, che ha concluso in 5:58:82. Vediamo ora invece i classificati, partendo dall'ultimo posto, che è il settimo, ad occuparlo il Marola con il tempo di 6:15:47. Sesto il Fossa Massara in 5:59:43. Quinto la Spezia Centro in 5:58:06. Quarto Le Grazie con il tempo di 5:55:07. Sul podio arriva terzo il Canaletto in 5:54:26. Secondo il Cadimare con il tempo di 5:52:46. Un arrivo al photo finish, ma a vincere la gara è il Fezzano, che ha concluso in 5:52:04. Tra tutti gli equipaggi, quello junior del Cadimare è senz'altro quello che ha dimostrato una maggiore crescita. Siete partiti con risultati che oscillavano tra il quinto e il sesto posto, fino ad arrivare oggi a un secondo piazzamento, peraltro una vittoria che è sfumata davvero di pochissimo. Siete soddisfatti di questo percorso fino ad ora? Sì, sicuramente siamo soddisfatti, perché appunto non eravamo partiti molto bene, avevamo fatto delle gare dove, cioè, insomma, un po' sottotono, però piano piano stiamo prendendo fiducia e sono contento, perché stiamo dimostrando che comunque siamo lì, possiamo giocarcela, e per questo sono molto contento. Alle spalle avete tutti più o meno un anno di esperienza, però è un equipaggio che si è formato per questa stagione. Come sta andando anche l'aspetto relativo alla preparazione? Ma sì, siamo da quest'anno insieme noi quattro, e ci sono stati, diciamo, alti e bassi durante la stagione, però comunque ora ci stiamo allenando al meglio, stiamo provando appunto a risalire da queste prepaglio che non erano iniziati nei migliori dei modi, e però sì, dai, ora come ora sta andando bene la preparazione. Ecco, è una gara junior un po' all'insegna dell'equilibrio, ci sono tantissime imbarcazioni che comunque nel corso di queste prepalio sono riuscite a guadagnarsi un posto sul podio. Quali sono gli avversari che ritenete più forti? Ma sicuramente, vabbè, il Canaletto, che sta andando veramente forte, ma poi comunque è un palio molto equilibrato. Sappiamo che il Porto Venere può dire la sua, come Le Grazie, come il Fezzano, quindi ora come ora lavoriamo sodo, perché secondo me non siamo inferiori agli altri, e vedremo più avanti. Sarà sicuramente un bel palio. Siamo arrivati all'ultima gara di questa giornata, quella senior. 12 gli equipaggi in partenza, nell'ordine Lerici, Tellaro, Le Grazie, Canaletto, Muggiano, La Spezia Centro, Fossa Mastra, Marola, Fezzano, Cadimare, Porto Venere e San Terenzo. Tra tutte la gara senior è senz'altro quella più equilibrata. Sono ben 3 gli equipaggi che sono saliti sul gradino più alto del podio. Infatti il Fossa Mastra ha collezionato 2 vittorie in questa stagione, una volta ha vinto il Muggiano, una volta il Fezzano e una volta il Canaletto. Ma attenzione, perché tanti altri equipaggi, tante altre imbarcazioni hanno messo in mostra il proprio valore fino a questo momento, pur non riuscendo ancora a conquistare la vittoria, come ad esempio la Spezia Centro, che ha conquistato già 3 volte il podio, ma anche il Marola, arrivato secondo per 2 volte.
si è conclusa anche la gara senior. Non ci sono stati per fortuna squalificati, partiamo dal 12esimo classificato, il Tellaro, che ha chiuso in 13:38,06, 11esimo il Sant'Erenzo in 12:23,97, decimo il Lerici con il tempo di 12:08,72, nono il Fezzano in 12:04,52, ottavo il Porto Venere in 12:039, settimo Le Grazie con il tempo di 11:46,52, sesto il Muggiano in 11:45,24, quinto il Cadimare con il tempo di 11:41,76, arriva quarto il Canaletto in 11:31,92. E veniamo ora al podio, al terzo posto arriva il Marola con il tempo di 11:31,08, secondo la Spezia Centro con il tempo di 11:29,43, vince il Fossamastra con il tempo di 11:26,80. Il Marola conquista il podio per la terza volta nel corso di questa stagione, 2 secondi posti, oggi la medaglia di bronzo. Intanto partiamo dalla gara di oggi, siete soddisfatti? Sì, siamo soddisfatti, potevamo sicuramente fare meglio, però diciamo che abbiamo avversari che non lasciano nulla al caso, quindi non ci possiamo permettere troppi errori. Vediamo come continuerà la stagione. Ecco, diciamo che la gara senior tra tutte è forse quella davvero più equilibrata. Ci sono tantissime barche che in realtà possono giocarsi questo palio. Quali sono gli avversari che comunque pensi abbiano qualche chance in più? Ma sicuramente il Fossamastra è quella che ha dimostrato più continuità nelle vittorie. Poi Canaletto è un'ottima imbarcazione, il CRDD sta dimostrando una buona continuità anche loro, e sicuramente il Fezzano, che è secondo me la barca attualmente e fisicamente più forte, e anche se anche oggi abbiamo visto che non era titolare, però secondo me è una delle barche favorite. Parlando ancora di voi, a bordo del Marola, comunque tutti i vogatori che hanno già tanta esperienza, 3 tra l'altro sono proprio di Marola, come sta andando la stagione? Come vi state preparando? Ma la stagione sta andando bene, come equipaggio siamo formati da un capovoga molto giovane che sta dimostrando veramente un grandissimo talento e 2 ottimi secondi remi, quindi abbiamo Nicolas che quest'anno si è voluto reinventare terzo remo ed è un progetto sicuramente interessante che sta dando risultato e vediamo come andrà. Ed è in un clima di festa che si è conclusa la 6ª gara della stagione organizzata dalla Borgata del Fezzano. Nella categoria senior a vincere il Fossamastra, che ha conquistato il suo 3º successo stagionale. Tra gli junior invece arriva la prima vittoria dell'equipaggio del Fezzano, l'equipaggio di casa. Mentre nella categoria femminile è sempre l'equipaggio di casa che trionfa. È in assoluto l'equipaggio ad aver vinto di più, questa infatti è la 5ª vittoria delle ragazze in maglia verde a conquistare l'ambito trofeo della combinata per i migliori risultati conseguiti nelle 3 categorie è stata la Borgata del Fossamastra. Appuntamento quindi a domenica prossima, la gara si svolgerà a Cadimare.